Da Proiezioni, un percorso espositivo esplorativo, riparte l'anfiteatro Flavio Pozzuoli. Direttore, questo 20 maggio è una data storica perché l'anfiteatro Flavio svolta. Sì, riparte, diciamo, dopo essere stato riaperto, riparte con un percorso espositivo voluto da noi e che da oggi viene offerto. Un percorso che chiamiamo Proiezioni, che parla del luogo dei gladiatori e dei gladiatori e dialoga con la importante mostra Gladiatori che si tiene in questi giorni e che è aperta e visibile in questi giorni al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Abbiamo voluto proiettare queste storie, proiettarle sotto forma di cose così antiche come l'epigrafe che è alle mie spalle, quella in cui si ricordava che questo anfiteatro fu costruito dalla colonia di Pozzuoli con i suoi soldi, pecunia sua in latino. Quindi proiettare epigrafi, proiettare 5 statue, rimettendole, collocandole in quei luoghi della bellezza che nel mondo antico si era costruita per proiettare e intercettare lo sguardo dei visitatori attuali. Nei sotterranei abbiamo voluto ricollocare i gladiatori, non potendo metterci quelli veri, li abbiamo proiettati e quindi troverete, e chi verrà a trovarci troverà, dei monitor nei quali dei figuranti vestiti come gladiatori fanno vedere nel posto giusto, nei sotterranei, nei camerini, quelle persone che si preparavano per la loro battaglia che si svolgeva poi nell'arena, il vero cuore dello spettacolo. Abbiamo anche preso delle scritte, anzi messo delle scritte, prendendo in prestito dei passi di Cicerone, Giovenale, Marziale, cioè dei grandi poeti e scrittori antichi, che ci suggeriscono i commenti del popolo, quindi abbiamo proiettato anche queste voci per accompagnare. Tutta questa dimensione dovrebbe accompagnare il percorso di visita all'anfiteatro e aggiungere quel valore che secondo noi può garantire una, appunto, percezione e una visita immersiva in uno spazio meraviglioso come questo. E questa è la nostra offerta per l'estate, una delle nostre offerte, quella dedicata all'anfiteatro Flavio, e questo percorso sarà fruibile e visibile fino a fine settembre. E quindi tutti coloro, speriamo che siano molti, che sceglieranno di venire da noi, troveranno questa offerta in più. Sindaco, un momento importante per la città di Pozzuoli perché l'anfiteatro Flavio è una grande bellezza nazionale e internazionale. Da diversi anni stiamo tentando di mettere in campo questo progetto di riqualificazione che possa ridare al mondo intero, non solo a Pozzuoli, ai Campi Flegrei, alla Campania, questo spettacolo di questa arena. Questa arena ha nulla da invidiare all'arena di Verona. Il nostro modello è quello di metterlo a reddito per mostre, per ricordare dal punto di vista culturale e archeologico quello che è stato nella storia questo monumento, per me internazionale, per il mondo intero, ma per renderlo fruibile con eventi, con azioni di marketing territoriale, con eventi culturali, canoni, insomma, così come nel 2003-2004 facevamo tante iniziative qua dentro. Poi per problemi di sicurezza, da quando io andai via poi non si è fatto più nulla. Adesso in campo un grande progetto di riqualificazione con un grande investimento e speriamo che il direttore del parco possa accelerare le procedure per mettere a reddito questo patrimonio immenso. Ripartenza attraverso la conoscenza. Come tu ben sai, noi ci stiamo lavorando per rilanciare questa meravigliosa terra con tante iniziative, con tanti investimenti innanzitutto infrastrutturali. Parallelamente a questo sai che fra qualche settimana partirà il bando internazionale per la messa a reddito del Rione Terra, che è il simbolo di noi cittadini putiolani. Perfetto, grazie. Sì, la Campania è una terra straordinaria, il potenziale archeologico è naturalmente di livello mondiale. Abbiamo scelto proprio di ripartire dopo il Covid con questa iniziativa congiunta tra Museo Archeologico Nazionale di Napoli e Campi Flegrei sulla scia dei gladiatori. Quindi una grande mostra a Napoli e una bellissima esposizione all'interno dell'anfiteatro di Pozzuoli, che è il luogo della gladiatura per eccellenza. Proprio riportare quello che era per far capire anche alla popolazione il valore del luogo. Esattamente, questa mostra multimediale e interattiva consente di capire che cosa era l'anfiteatro, cioè una potentissima macchina per spettacolo, simile, diciamo, ad uno stadio moderno, ma con l'aggravante di avere non solo campioni come gladiatori, ma a volte anche bestie portate dall'Africa particolarmente pericolose, quindi uno spettacolo nello spettacolo. E potenzialmente qui ci sono tutte le regole, distanziamenti, eccetera, eccetera.
Assolutamente, in un luogo come questo di Pozzuoli all'aperto esiste la possibilità di un viaggio nella bellezza ma in completa sicurezza, quindi personalmente lo consiglio a tutti coloro che vogliano riappropriarsi della bellezza dell'arte e della natura. La cultura come nettare. Assolutamente, sicuramente l'anfiteatro Flavio, assieme ai numerosi luoghi storici e archeologici del nostro territorio, è un punto di forza per favorire un turismo culturale che deve diventare fonte di reddito. E ho ben visto il collegamento tra il MAN e il Parco Archeologico, che ha nella sua mission istituzionale quello di valorizzare i luoghi archeologici del nostro territorio e di tutta l'area flegrea. Perché? Perché in un momento come questo, che è un momento post-pandemico, speriamo post-pandemico o comunque di fine pandemia, dobbiamo puntare sulla ripresa. Ed un traino da Napoli che, sapete benissimo, oramai ha raggiunto vette altissimo di attrazione dei flussi turistici nazionali ed internazionali, noi possiamo beneficiare in un momento in cui appunto non abbiamo neppure tantissime forze economiche e né riteniamo di doverle spendere per una promozione internazionale, ma noi possiamo beneficiare di un turismo cosiddetto di rimbalzo, che a dire non sembra molto bello, ma che nella realtà ci consentirà di qui a qualche anno di avere sicuramente una autonomia come destinazione turistica, quindi i Campi Flegrei e Pozzuoli, che è la città più grande dove ci sono i siti archeologici per numerosità, per popolazione, anche per collegamento, sicuramente è il motore e il traino di questo sviluppo di quella che ci piace chiamare la città flegrea, che sta andando in questa direzione.